Buongiorno da REAS 2021, siamo in compagnia di Andreas Züge, direttore generale di Hannover Fest International e quindi coinvolto anche nell'organizzazione della manifestazione in quanto REAS è partner di Interschutz. Siamo un po' oltre la metà della seconda giornata e è già possibile tracciare un bilancio. Come sta andando la manifestazione? Siamo deculati bene, direi. La prima giornata abbiamo addirittura avuto un plus di 10% di affluenza dei visitatori in paragone all'anno grasso del 2019. Quindi credo che si possa dire proprio che è ritornata la voglia di andare in fiera, di andare in una fiera di presenza anziché di stare sempre imprigionato, diciamo, nel mondo digitale. Fra l'altro anche la sensazione percorrendo i padiglioni è anche che anche gli spazi espositivi siano sostanzialmente, abbiano tenuto, insomma, forse anche c'è qualche Sì, cosa. l'abbiamo tenuto, siamo quasi quasi alla stessa cifra del 2019, ok, abbiamo dovuto rispettare le normative anti-Covid, quindi corridoi più ampi, diciamo un po' di meno nel padiglione, quindi diminuendo la densità del padiglione, ma tutto sommato possiamo dire che abbiamo una bella rassegna e si vede anche, ci sono tutta la giornata discorsi ovunque in questa fiera, quindi anche discorsi intensivi e si vede anche passando agli stand, si vede proprio che la gente è in piena discussione di trattativa e quindi Perché tra buono. l'altro paradossalmente, come dire, l'avvento della pandemia, che poi ci ha fatto perdere un'edizione, ha dimostrato invece quanto sia importante il ruolo della fiera. Quindi, in un certo senso, quale sarà il futuro di questa manifestazione? Noi in ogni caso andiamo avanti, l'abbiamo visto oggi che anche la fiera attira, diciamo, i livelli decisionali del settore sia da parte della Protezione Civile italiana, sia ma anche da parte della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco della Germania. Quindi andiamo avanti senz'altro con l'internazionalizzazione. Nel prossimo anno, dal 20 al 25 giugno del 2022, ci svolgerà anche l'Interschutz ad Hannover, dove l'Italia sarà partner paese. E oggi i due presidenti dell'associazione di categoria tedesca hanno espresso addirittura al capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Corcio, di venire ad Hannover. E senz'altro abbiamo una bella presenza italiana anche alla prossima edizione dell'Interschutz, che utilizziamo senz'altro anche per fare la promozione per il REAS e quindi la prossima edizione del REAS. Io sono più che sicuro, non ritorniamo solo alla normalità di prima, andiamo ancora un passo più avanti. Anche perché, come diceva po poco fa, insomma, proprio Fabrizio Curcio, la protezione civile non ha confini, no? Le emergenze saranno sempre più, come dire, anche immediate, in attese, e quindi c'è bisogno anche di una collaborazione. Quindi la piattaforma fieristica è sicuramente un ottimo strumento per poter collaudare e confrontare tecnologie. Infatti l'Interschutz è un catalizzatore di networking, di scambio di idee fra i diversi player del mondo, quindi si può confrontarsi su diverse tematiche in una piattaforma solo. Faccio un esempio, per esempio l'incendio boschivo, che è una delle tematiche molto importanti di questo settore, si può discutere lì sia con deputati della Grecia, persone che vengono dalla Germania, ma anche questo problema è esistente in Australia, è esistente, come l'abbiamo sentito quasi 2 mesi fa, in California, con gli Stati Uniti. Quindi questa piattaforma ti dà l'opportunità di fare questo scambio di idee e, come ha detto giustamente il capo del Dipartimento della Protezione Civile, non c'è confine. È una fiera e un catalizzatore che supera proprio questi confini. Bene, allora grazie, i migliori auguri per la piena riuscita di entrambe le manifestazioni anche nel futuro e arrivederci a questo punto a Interschutz nel 2022. Sì, grazie mille, ci vediamo, a presto.